Non sono un fine. Vediamo se riesco a spiegare. Allora, in pratica lei ha fatto una carrellata sull'allenamento, che cos'è e come poi risimplificarlo nel campo. Ora io trovo un problema, sì. Cioè dal punto di vista pratico, chi fa l'istruttore della tecnica, io non lo faccio, trova questo problema. Allora, primo esempio, l'allenatore stabilisce che una ragazza deve fare quei 3.000 metri, e uno mi viene a chiedere quant'è 1.000 metri, 2.000 metri. Seconda cosa, che gli sostiene scaldamento, detergivi, ginnastica, insieme, uno che si mangia il panino. Terzo, ancora a maggio vengono, io vengo da Roma, fanno gli esercizi con la tuta, la tuta lunga, con i pantaloni sopra, pantaloni per fare il salto in lungo, la tuta a parte. Allora poi c'è chi si allena uno, due, tre volte a settimana. Allora secondo me il problema è che manca una cultura sportiva e atletica. Lei non ritiene che le varie società, ai ragazzi, oltre a fargli insegnare atletica sul campo, potrebbero fare, non so, controversie, dimensive, per spiegare tipo a livello suo? Perché io gli dico, prima ho questa domanda e poi dopo ho pensato al passato. Diversi anni fa, 15 anni fa, io sono andato in una palestra yoga a fare un corso, e lì, oltre alla parte pratica, c'erano dei seminari di scadenza anche sull'alimentazione, sul... sia il ragazzo che la famiglia. Esatto. E poi un'altra cosa di riscontro, ovviamente nei vari ragazzi ci sono vari livelli, no? Anche se poi vengono messi insieme. E c'è magari quello più bravino che ha paura della gara, giusto? E magari quell'altro invece lo scarso che fa. Ora, anche questo, dico, non sarebbe utile che questi incontri magari partecipassero anche i genitori, che in fondo ti porta a quella campo, ragazzi. Mi sono spiegato la domanda. Sì, sì, ma una cosa che anche noi, capo di chiama, insegniamo i sistemi professionisti dell'atletica, ci abbiamo questi grossi problemi su quello con le famiglie, anche con ragazzi cresciuti che poi sono atleti. Questi in effetti l'abbiamo scordata e se ne parlava ultimamente con dei colleghi, e dovremmo certe volte prima allenare anche le famiglie, attestare le famiglie, poi che poi certi problemi che hanno i nostri atleti sono dovuti a certe aspettative che si sono create anche nella famiglia. E quindi probabilmente un colloquio con le famiglie, qualcosa sarebbe indispensabile e auspicabile. Una volta al mese, cioè il ragazzo viene due volte a settimana, nell'arco del mese, un giorno, poi si tratta di fare un'oretta, il sabato per esempio. Può essere lei pure per dire, non so, parlare della relazione, ma sono tutte cose giustissime. Però che c'è, molte volte, si ha poco tempo. Abbiamo un articolo lì sulla rivista. Bella la vostra rivista. L'integratore deve essere preso per colmare una carenza, invece li prendono così. Vabbè, questa purtroppo la pubblicità è quella che è. Cioè, lei, siamo bombardati. Questo è un discorso di tavolo, non soltanto per chi allena, ma anche per qualche volta noi lo facciamo, cioè ci si trova con gli atleti e si parla, ne parliamo sempre poco, perché questo non purtroppo gli integratori, la pubblicità è quello che è, poi internet, dove vieni bombardato.